Siamo fatti 9 ore di corriera, siamo partiti questa notte all'1:30, mentre facevamo questo viaggio. Mentre facevamo questo viaggio, uno di noi purtroppo ha perso la sfida più importante, quello con la vita. Un ragazzo di 42 anni. Noi veniamo da Civitavecchia, siamo il porto di Civitavecchia, la compagnia portuale di Civitavecchia. Stanno accadendo due fatti molto gravi nel nostro paese nel silenzio assoluto. Gli armatori si stanno comprando l'Italia. Le banchine nostre diventano degli armatori. Gli armatori stanno entrando prepotentemente nella logistica, non solo portuale, ma anche retroportuale. Cioè si prendono il trasporto, quindi decidono che se un merce, vi faccio l'esempio classico, un container deve arrivare a Roma e lui ha già il porto di Civitavecchia ma anche Livorno, se a Civitavecchia per sbarcare un container a lui gli entrano 100 euro, ipotesi, 100 euro gli entrano a Livorno, ma ne guadagna 300 sul trasporto. Quindi a lui conviene sbarcarlo a Livorno, capito? Quindi loro decidono il porto a seconda delle loro convenienze e non delle convenienze della merce e di chi riceve la merce. Stamattina grande momento di agitazione all'interno dello scalo marittimo commerciale di Napoli. Che sta succedendo? Sta succedendo una cosa che non si ripeteva da 25 anni. Tutti i portuali d'Italia si sono qui riuniti per dire no alla autoproduzione, no ai ricatti. L'autoproduzione, se dovesse essere autorizzata, avrebbe ricadute pesanti sui livelli occupazionali. I piani organici dei porti hanno sempre garantito un equilibrio. I portuali sono il cuore dei porti. Non si può rompere quella pace sociale che la legge 84-94 con tanta difficoltà ha realizzato. Noi diciamo no all'autoproduzione, diciamo no alla deregolamentazione, diciamo no ai ricatti delle compagnie armatoriali che si vogliono comprare pezzi del demanio pubblico per dire sì alla dignità del lavoro. Mancato rispetto delle regole che a volte sono le stesse autorità portuali a mettere in discussione. Non è possibile concedere autoproduzioni che non sono consentite dalla legge oppure far finta di non vedere le autoproduzioni che già esistono senza autorizzazione. Quanto riguarda l'autoproduzione, che è un tentativo da parte di alcune società armatoriali, in particolare nel porto di Napoli della GNV, Grandi Navi Veloci, che fa parte del gruppo comunque MSC, di lavorare con proprio personale, con il personale marittimo, il che non è consentito nella norma, laddove nei porti è presente l'articolo 17, ovvero le storiche compagnie portuali. Quindi noi come sindacato abbiamo raggruppato tutte le compagnie portuali d'Italia a manifestare oggi contro questo braccio di ferro che le società armatoriali vogliono fare nei confronti della nebbola debole della catena portuale. Sì, allora oggi è un evento storico. Siamo riusciti ad organizzare un evento che non avveniva da 35 anni, unire e compattare tutte le compagnie portuali d'Italia riunite qui insieme alla compagnia di Napoli per protestare contro la deregolamentazione del lavoro portuale, contro la minaccia dell'autoproduzione utilizzata come arma di ricatto contrattuale, contro l'utilizzo improprio di società articolo 16 che vengono utilizzate in maniera fittizia per creare concorrenza sleale all'articolo 17 alle compagnie portuali. E Napoli purtroppo è la rappresentanza e l'insieme di tutti questi problemi. La folta partecipazione che mi rende orgoglio oggi dei miei colleghi di tutta Italia è la dimostrazione del fatto che il comparto sia unito e siamo intenzionati a portare l'avvertenza a Roma e a fermarci soltanto quando ci saranno delle risposte sia delle istituzioni locali che delle istituzioni romane, risposte adeguate. È già arrivata anche la notizia che il giorno 15 a Genova sarà indetto uno sciopero generale, quindi la protesta continuerà in tutti i porti nazionali. Grazie.